Progetto comune lista numero uno per il 10 giugno che ormai è vicinissimo, per la nostra vittoria che è alle porte ormai, solamente qualche giorno e ci saremo, e lì sopra ci saremo noi, ci saremo ad amministrare bene questo comune per l'interesse del territorio, per sviluppare questo comune. Per dare, dopo questa retromarcia che ha fatto in questi 5 anni, per dare quella scossa di cui ha bisogno questo territorio. Un saluto in particolare questa sera a Mauro Garofalo, componente della mia lista, che si è sposato oggi con Isaura. Tantissimi auguri Mauro, domani sera sul palco insieme a noi, così oggi è festeggiato, fra qualche giorno festeggeremo di nuovo, tranquillo, dai. Okay. Allora, i nostri avversari sempre con questo baratto amministrativo. Allora, baratto amministrativo, in qualche comizio forse io ho detto che applicavo per gli anni pregressi il baratto amministrativo, io ho detto applicheremo il baratto amministrativo, stop. Forse nel nostro programma sta scritto anche per anni pregressi, abbiamo sbagliato il programma, ma questo fa capire che l'abbiamo scritto noi e comunque è sicuramente un errore di tanti errori che vi ho corretto io in Consiglio Comunale, che avete sbagliato i bilanci di 10 milioni, e questo è innegabile perché sta agli atti. Come innegabile pure in quella minoranza che è mancata, che nel bilancio consuntivo 2015, nel momento in cui siamo arrivati in Consiglio Comunale e ho rilevato che mancava, c'era un qualche cosa, un vizio sostanziale, non formale, che mancava la comunicazione a noi di accesso agli atti del bilancio che ci dovevate notificare 20 giorni prima, sembrava avessimo fatto il peggior colpo di Stato della storia. Questa era quella minoranza che non si è opposta. Fatto sta che poi, rimasti voi e avevate il numero legale, non avete approvato niente, avete rinviato il Consiglio Comunale, grazie a questa minoranza comunque, di cui... Dove siamo stati assenti sicuramente, siamo stati assenti quando avete chiuso il Consiglio Comunale, la seduta è stata tolta dopo pochissimi minuti e io ancora non ero arrivato e vi ho trovati sulle scale. Ecco, questo è un fatto deontologicamente, insomma la vostra correttezza si vede sempre, in tutti i passaggi si vede. Spazzatura. In questi giorni ci è stato detto qui sopra la spazzatura, ci dicano, cioè hanno detto, sinora non avevamo detto niente noi, adesso diciamo invece qualcosa. Come si potrebbe abbassare la spazzatura? La spazzatura si potrebbe abbassare semplicemente, siccome c'è un aumento in questi ultimi 2 anni elevatissimo dell'indifferenziata, basterebbe andare a San Cataldo, vedere che d'inverno questi cassonetti sono strapieni, basterebbe a settembre, finita la stagione estiva, basterebbe togliere i cassonetti e sicuramente pagheremmo tutti di meno spazzatura. Niente di difficile, semplicissimo, non avete fatto neanche quello. C'è la Lucia che è impaziente, questa sera sì, devo essere gioco forza, magari riprenderò subito dopo il discorso, ma c'è la Lucia che ha tante cose da dire. Un applausissimo alla Lucia, alla grande Lucia, la capitana di Mondo Corso. No. Anzi, partiamo dalle leve giovani, i capitani di Mondo Corso, ecco, adesso invece la nostra Elisa d'Aprile, un applauso ad Elisa, grazie. Buonasera a tutti. Oggi vi parlerò di anziani, del nostro bagaglio informativo. Vernole fa parte di un distretto sociosanitario di Martano. Questo mette a disposizione un servizio denominato PUA, che non è altro che il piano unico d'accesso. Questo portale permette di informare l'utente sui bisogni disponibili dopo aver ascoltato i bisogni e successivamente si indirizza lo stesso utente presso la struttura adatta
attivando se necessario un lavoro d'equipe. Questo servizio viene finanziato da tutti i comuni facente parte dell'ISS di Martano all'interno del bilancio comunale sotto la voce servizi sociali. Ora mi chiedo, avete mai sentito parlare di questo servizio? Io sinceramente in questi anni mai, non ho sentito mai nessun bando, nessuna comunicazione messa a disposizione dell'utente. So di per certo però che l'unica iniziativa fatta dall'attuale amministrazione è il saluto finale di fine anno, brindando e mangiando il panettone alla faccia della glicemia. Colgo l'occasione infatti per ricordare a tutti che sabato 9 giugno alle 9.30 presso il castello di Acaglia si terrà una manifestazione proprio riservata agli anziani su come difendersi dalle truffe. Un attimo argomento e parliamo adesso di associazioni e di territorio. Nel 2015 dall'attuale amministrazione è stata indotta la tassa di soggiorno. Questo fondo prevede diverse destinazioni, tra cui la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali. Nel 2017 è stato raggiunto un importo pari a 54.800 euro e per il 2018 è stata preventivata già un'entrata pari a 65.000 euro. Dialogando con i vari rappresentanti delle varie associazioni presenti sul territorio, è emerso il desiderio di sapere se questo fondo, oltre a finanziare eventi internazionali, possa aiutare anche componenti teatrali, proloco, comitati e associazioni di eventi. Ci domandiamo se il fondo di 54.800 euro è ad uso esclusivo di una o due associazioni presenti sulle vostre delibere. Questo atteggiamento di sicuro sta impoverendo il nostro territorio, facendo diminuire le manifestazioni che potrebbero dare lustro e incentivare l'economia del territorio e non solo di pochi eletti. Una certezza ora voglio darvi, vi voglio assicurare che tutti noi siamo d'accordo affinché gran parte di questi progetti, di questo importo sia destinato ad eventi e progetti che valorizzano tradizioni e prodotti del territorio e quindi portando anche un ritorno sull'investimento locale. Oltre che a parlare delle associazioni in questo periodo, ho anche parlato con molti imprenditori della zona. Alla mia domanda di come si fossero trovati con questa amministrazione e che pensiero avessero per il sindaco, la loro risposta è sempre stata una: perché noi abbiamo un sindaco? Andando un po' più a fondo, ho potuto notare che molti di loro lottavano ogni giorno per i loro problemi e che purtroppo in questo periodo storico sono sempre di più, ma ho notato anche a malincuore che lottavano contro un'amministrazione assente che però quando magicamente compariva arrecava più danni. Quello che mi sento di dire a tutti voi è che forse noi non risolveremo tutti i vostri problemi, ma lotteremo al vostro fianco, sempre e comunque. Quindi vi chiedo solo una cosa, attendete solo qualche altro giorno e abbiate fiducia in noi. Ultima cosa, il sindaco nell'ultimo comizio fatto dalla lista opposta ha detto che i giovani presenti in questa lista sono anche peggio dei vecchi. Beh, io sinceramente ancora oggi non ho capito cosa lui abbia voluto intendere, ma di una cosa sono certa, in questa lista nessuno, e dico nessuno fino adesso, è stato mai indagato, mio caro sindaco. Vi chiedo il 10 giugno di fare la scelta giusta, di votare noi, i senatori e i giovani. Il 10 giugno votate Progetto Comune. Buonasera. Gerardo De Gaetanis. Signori, buonasera a tutti. Lucia, ti prometto sarò breve. Sarò breve. Allora, l'altra volta ci siamo lasciati, vi ho lasciati e sono contento oggi nel vedervi tutti qui, dicendo dire, fare, cambiare, non per rinnovare, per rinascere con umiltà, semplicità, disponibilità massima, affinché il nostro territorio sia amato a pieno titolo per tutto quello che sono e saranno le infrastrutture, la fiabilità e anche la pulizia delle spiagge, che non deve essere sempre a ridosso della stagione estiva.
Io ricordo, o perlomeno mi correggo, in quest'ultimo quinquennio non ho visto quei pullman che vedevo anni fa, che dove per l'appunto questi pullman salivano i nostri cari anziani, perché le precedenti amministrazioni hanno tenuto sempre gli anziani, sempre, portandoli alle cure termali, a Santa Cesarea Terme. Io non dico che noi, o perlomeno noi non prometteremo niente, però l'impegno mio in prima persona sarà quello, non di avere delle convenzioni con le strutture termali, ma perlomeno di permettere ai nostri anziani dei weekend, degli accessi a Santa Cesarea Terme con dei mezzi idonei, appropriati, non lasciandoli a casa. Devono vivere insieme a noi, Vernoli deve rinascere insieme a noi. La stessa cosa è per i giovani. Scusatemi, io prima ricordavo i giochi di quartiere, il carnevale. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto il carnevale? Nella mia giovinezza, no? Quando ero piccolino, no? Il carnevale era bellissimo, ci impegnavamo a costruire i carri. Ora si è perso anche quel momento di aggregazione tra i giovani. Io vi dico quello che vi ho detto prima. Umiltà e amore per il nostro territorio. Il 10 giugno ricordatevelo insieme a voi, sempre con voi. Grazie. Prego Lucia. La nostra grande Lucia, grandissima. Buonasera, forza Vernole, forza Vernole, lo dico con un sorriso, forza Vernole. Questa campagna elettorale è stata una delle campagne elettorali più brutte che si sono potute registrare nella storia repubblicana di questo paese. In questo momento noi facciamo il nostro comizio elettorale, dall'altra parte i nostri avversari ne fanno un altro. Brava! Brava! È una vergogna! Vogliono far passare questo paese anni 60! Di questo si tratta! Ma noi lo diciamo con un sorriso. Bene. Ci vedremo e tireremo le somme dopo il 10 di giugno, quando ci sarà il verdetto elettorale, quando i cittadini decideranno da che parte stare. Hanno parlato di tutto e di niente. Hanno parlato solo di noi che stavamo a casa. Hanno diffamato, ci hanno definito la parte peggiore della politica. Fra poco vedremo chi è la parte peggiore della politica. Noi la politica l'amiamo, l'abbiamo sempre amata, io, Pantaleo. La nostra è una militanza, perché abbiamo nel cuore la politica, perché noi vogliamo bene ai nostri concittadini, siamo stati sempre disponibili sul comune e anche a casa, altro le 3 ore alla settimana del sindaco, di questo si tratta, della sua disponibilità. Sindaco, è inutile che ti arrampichi sugli specchi, nel tentativo invano, grottesco di difenderti, è inutile, perché la tua rivoluzione, quella rivoluzione da te annunciata 5 anni fa, quella rivoluzione che doveva nascere dal basso, perché comunque si proclamava un rinnovamento, il vento che doveva spazzare via tutto, tutto e tutti, la vecchia politica, che
cosa ti rimane di quei proclami, sindaco? Adesso, ieri ha detto che lui si avvia ad una rivoluzione gentile, alla faccia della rivoluzione gentile. Come sei stato gentile? Sei stato gentile con i cittadini? Sì? Sei stato gentile con i nostri tecnici? Sei stato gentile con i nostri commercialisti, con gli avvocati, con i geometri? Sei stato gentile con i commercianti? Con tutti gli operatori a partita IVA? No, tu di questo no, tu li hai snobbati! Questa è la verità! Un comune e noi questa dignità pubblica la difenderemo con le forze, questo sarà il nostro rinnovamento. Un comune che sembra, come avevo detto in altri comizi, una SRL. Riflettete un attimo, in quel comune, in mano gli elementi più importanti di una macchina amministrativa quale quella della ragioneria, quale quello dei servizi, dei tributi e riscossione, sono nelle mani di privati. Di privati sono nelle mani. Questo lo nascondono. E questa è una parte molto importante, perché quei signori di Novoli, nel momento in cui attivavano quei procedimenti per i tributi, per dire dell'evasione fiscale, hanno fatto una macelleria sociale, hanno fatto, c'è stato un accanimento, perseguitati i nostri concittadini, e quando andavano su quel comune a chiedere spiegazioni, perché poi di confusione ne hanno fatte, gli accertamenti non dovuti li hanno mandati. Ebbene, rispondevano in una maniera arrogante, presuntuosa, sprezzante. Dicevano anche ad alcuni: se non hai soldi venditi la casa per pagare i contributi. Eh già, perché poi tutto doveva fare brodo, tutto dovevano fare brodo, perché si dovevano portare il 22%, questi signori di Novoli si sono presi, ma questi signori di Novoli con noi, lo ripeto nuovamente, se ne andranno, daremo dignità a questo comune, una dignità che è stata persa, che è stata scippata, e noi la daremo. Questo è il volto della politica, e questo è un contratto, non sta scritto sul programma, perché i programmi vanno e vengono e sono disattesi. Questo è un contratto che stiamo facendo noi con voi in questa sera. Fermi su questo. La ragioneria, anch'essa, guarda caso, sempre la stessa ditta offre il servizio chiamato, sai, perché ogni tanto poi c'è anche un aspetto poetico, no? Nel linguaggio etimologico della politica, che viene chiamato affidamento temporaneo, supporti di sistema di contabilità. Signori miei, gratta gratta qua sotto significa che è ragioneria. Ragioneria! Hanno fatto dei bilanci, degli assestamenti, taroccati, signore, sotto quel vestito non c'è niente, c'è solo tanta di quella confusione, perché questo comune, ve lo dico io che sta andando verso il dissesto finanziario, altro che. Del resto qualcuno se la sta pure cantando, qualche dipendente sta dicendo: se vincete andate voi, a giugno non c'è una lira,
le casse comunali sono vuote. Quel poco che c'era se la stanno giocando allegramente in campagna elettorale. Evviva Vernole! Altro che sicurezza, dice, io ho messo in sicurezza le casse comunali. Mi sa sindaco che deve cambiare antifurto a quelle casse comunali. Si sono generati, e vengo qui a smentire quello che dico, debiti su debiti. Nel 2015 loro hanno contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, nella logica di un decreto ministeriale della finanza, dove ai comuni dava la possibilità di attingere a questo mutuo. Che significa? Che questo 1.530.000 euro contratto con mutuo, che noi pagheremo, per 20 anni ce l'abbiamo sul groppone questo, però dava la possibilità ai comuni di immettere denaro nelle casse comunali in modo tale da permettere che i comuni non andassero a fare anticipazioni di cassa con le banche, con la banca, perché poi le percentuali si pagano. In questa maniera i comuni non vanno a chiedere soldi nell'esercizio provvisorio del comune. E invece loro, nonostante il mutuo, nonostante ci fossero 1.530.000 euro in cassa, loro sono andati nuovamente a chiedere soldi alla banca. Altro che dice che lui non ha fatto mai anticipazione di cassa, l'ha fatte sempre, sei un bugiardo, tu l'hai fatte sempre, vieni su questo palco a dire che non le hai fatte, ci sono le delibere che ti condannano, hai fatto sempre anticipazione di cassa. E veniamo anche a quei grossi macigni che stanno lì sul tavolo da risolvere, e ne hanno fatti. Come la mettiamo? Come la mettiamo, sindaco, con i 700.000 euro dell'Aspica da pagare quando non dovevano essere pagati? Questo è un danno erariale, perché nel momento in cui noi abbiamo vinto con l'ecotecnica, contro l'ecotecnica di 1.100.000 euro, amministrazione Mangione, questo è, questi siamo noi, siamo stati questi noi, abbiamo difeso il comune e ci siamo risparmiato quello che loro contestavano. E Aspica era la stessissima cosa, perché Ecotecnica e Aspica stavano in quel tempo in un'associazione temporanea di imprese, era la stessissima cosa, la materia del contendere erano sempre quelle 7 unità che dovevano essere spalmate all'interno dell'ATI, e che invece questi dicevano no, tu comune di Verno le devi pagare te. Bene, con l'Ecotecnica abbiamo vinto, e nonostante quell'avvocato difensore mandò nota al comune di dire guardate, dopo una sentenza del Consiglio di Stato favorevole come l'Ecotecnica, la strada è spianata e vincete anche con l'Aspica. Non l'hai fatto, vieni qua, devi venire a giustificarti perché non l'hai fatto. Adesso che sei andata in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale, quando hai riconosciuto queste 700.000 euro dell'Aspica, hai detto, quello significa, cari signori, che riconoscere il debito non significa che l'hai pagato, lo dobbiamo andare a pagare, l'hai capito che lo dobbiamo andare a pagare? Sulla zona PIP
ne abbiamo già parlato. Lui non ne ha mai parlato, l'abbiamo tirata fuori noi questa storia che la Regione Puglia ci sta, no, ha contestato. Dobbiamo ritornare indietro 1.500.000 euro della zona PIP. Il comune si è costituito con gli avvocati, l'avvocato Vergine per la parte amministrativa e un certo avvocato Stea. Guarda un po', l'avvocato Stea. È di tua conoscenza quell'avvocato. Quell'avvocato che ti difende. Che ti difende per dei tuoi, per un tuo addebito. Di turbativa d'asta a Sudano ti difende l'avvocato Stea. E tu hai dato l'incarico anche qui al tuo avvocato Stea. Questa è la tua trasparenza, questa è la tua dignità, questo è il tuo rispetto delle regole. €600.000, altra grana, piazza d'armi a Caglia, 2.400.000 euro se non sbaglio, sì, 2.100.000 euro di un nostro finanziamento, nostro, abbiamo dato lustro ad Acaia con quel finanziamento. Bene, complessivamente la Regione Puglia con una determina dirigenziale del 28 febbraio chiede indietro €600.000. Ha detto, siccome voi avete rendicontato una parte dei lavori, l'altra parte che deriva dalla ristrutturazione del centro polifunzionale, non te la riconosco, perché tu non hai eseguito i lavori, perché tu cercavi in quel momento, in cui in quegli anni hai fatto il braccio di ferro con la ditta Marullo. Di questo si tratta, scordandoti che i finanziamenti, le date si rispettano. Dobbiamo tornare indietro €600.000, evviva l'efficienza, evviva, perché tu sei molto distratto forse in altre faccende affaccendato. Di questo si tratta, hai creato solo danni, disastri. Sei è stata questa una delle peggiori amministrazioni di questi 25 anni. Paleoliche. E beh, quella devo dire. È una delle pagine più oscure, più nere, più inquietanti di come hanno gestito la faccenda Paleoliche. Io, per farvi capire bene la situazione, nel 2016, a lavori già in corso, dopo 6 mesi, danno l'autorizzazione all'installazione delle paleoliche, ed era il 17-6. Riflettete bene, a giugno danno l'autorizzazione all'installazione delle paleoliche, a novembre del 2016 in consiglio comunale revocano l'articolo 4 di quella convenzione del 2007 che all'epoca la giunta Pedaci fece, e questo articolo 4 determina l'importo della royalty di quanto la ditta insomma ci doveva dare a noi, e lo fissiamo intorno a €210.000. Questi signori, dopo che hanno dato l'autorizzazione,
vanno in consiglio comunale, modificano a favore della ditta, a favore della ditta, modificano l'importo della royalty e passa da 210.000 euro a 75.000 euro. Ma mi capite di che cosa stiamo parlando? Prima autorizzano e poi si inginocchiano di fronte ai ricchi, perché questo hanno saputo fare in casa di un'amministrazione trasparente. Prima tratti con la ditta e dici se vi conviene. Queste sono le modalità di come un'amministrazione la pensa. Se ti va le metti le pare, se no non te le vai, non le metti. Eh sì, perché in questa amministrazione hanno dato ai ricchi e hanno tolto ai poveri. Questo, di questo si tratta. Siamo sensibili a venire incontro agli imprenditori, come in questo caso quella delle pale eoliche, e dall'altro lato non se ne fregano niente, hanno tartassato i cittadini. Di questo si tratta. Sulla questione della spazzatura, come ha detto il sindaco, in questa amministrazione due volte hanno aumentato la tassa, due volte, a giugno, fine giugno, a luglio vi arriverà l'altro regalino, però è firmato sempre di Giunta De Carlo quel regalino, non è certo roba nostra. In questo divano a tre posti, come l'ho definito io, non soltanto si è consumata la loro incapacità, ma hanno vissuto e bivaccato in un grande interesse di conflitti di interessi. Di questo si tratta. Sindaco, assessore al contenzioso, assessore ai servizi sociali, questi tre personaggi hanno consumato e hanno vissuto in un perenne conflitto di interessi, perché quando un sindaco è ingegnere e detiene anche le deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica, e quando esce da quel comune, non essendo più sindaco, esce e diventa anche un tecnico privato, dove in un regime di falsa, che cosa hanno fatto? Che cosa ha fatto lui? Ha anche, come dire, avviato una... in un regime, beh, vabbè, di vantaggi. Beh, non lo volevo dire per educazione, insomma, un pochettino per educazione. Hanno costruito una rete clientelare, tecnici, fatta di tecnici, di avvocati, di commercialisti. Basta andare a scorrere sull'albo online del nostro comune, ci accorgiamo di come hanno vissuto questa amministrazione in un perenne conflitto di interessi. Un sindaco che è ingegnere e ha uno studio associato, dove in quello studio associato lavora un certo architetto di Melendugno, viene qui e si prende gli incarichi. Beh, questa è trasparenza. Un assessore, avvocato al contenzioso, cioè praticamente cura tutto l'aspetto legale, decide lui
ci dare e non dare gli incarichi. Come la mettiamo, caro ex assessore al contenzioso, nel momento in cui nell'albero pretorio vai a vedere a chi hai dato gli incarichi? Hai dato gli incarichi all'avvocato Alessandrini, a Orlandini, hai dato l'incarico a Francesco Tuccari. Questi avvocati lavorano nello studio in cui tu sei patrocinante. Questa è la tua etica. E se non è vero, vienimi, denunciami. Sai qua, le carte cantano. Le carte cantano. Questa è la vostra trasparenza. Questo è il vostro modo di dire... di dire che noi siamo la parte peggiore della politica? Ve l'ho dimostrato questa sera. Chi è veramente la parte peggiore della politica? È la parte peggiore di quei meravigliosi ragazzi di 5 anni fa. Questa è la parte peggiore della politica, che hanno praticato il potere senza dare conto a nessuno, deliberando in consiglio comunale in quelle giunte in completa solitudine. 2 persone erano assessori, gli altri 2 erano perennemente assenti. Di questo si tratta. E quando allora a questo punto tu, sindaco, parli di trasparenza, di rispetto delle regole, di rispetto della legge, avverto la sensazione come se fosse un copia e incolla proprio mentale. Di questo si tratta. Noi vi promettiamo questo. Noi vi promettiamo Vernole prima di tutto, i vernolesi prima di tutti. Con noi saranno pulizie di primavera in quel comune. Non ci saranno più avvocati, ingegneri, commercialisti, geometri di altri paesi. Con noi no. Con noi ci saranno solo vernolesi. Viva Vernole! Questo ve lo promettiamo. Come vi promettiamo la più completa disponibilità, perché noi abbiamo un cuore grande e Vernole deve avere un cuore grande per accogliere tutte le frazioni in questa piazza. Noi vi aspettiamo qui, noi vi aspettiamo domenica. Andate a votare con il sorriso, con la tranquillità che state facendo la cosa giusta. Questo dovete andare a fare, noi vi aspettiamo qui. Noi con voi, voi con noi, insieme andiamo a governare. Buonasera. Questo è il peggio della politica, secondo certa gente. E sempre considerando il peggio, un altro capitano c'è di lungo corso. In questa squadra c'è legalità, onestà e disponibilità. E la disponibilità di Pantaleo Mangè non può essere messa in discussione da nessuno. Pantaleo Mangè, per un saluto, mancano pochissimi minuti. Un applauso ancora a Pantaleo Mangè, un grande amministratore, un grande capitano di lungo corso, Pantaleo Mangè. Un grande amico. Cittadini, scusate la voce perché non mi accompagna tanto, perché purtroppo in questi giorni si parla tanto, quindi ho avuto il piacere in questa campagna orale di sentire un sacco di cittadini e quindi mi hanno raccontato alcune cose. Cittadini sono molto arrabbiati, ma non solo delle frazioni come qualcuno vuole millantare, no, perché io ho sentito i cittadini di Verno che mi conoscono bene e non sono arrabbiati, ma sono indignati, perché siete amministratori del comune di Vernole inadeguati, siete Pinocchi, come ci hanno chiamato? Gentaglia. Ah, si hanno chiamato Gentaglia? Ah, loro stessi si sono chiamati Gentaglia, perché no, quelli sono veramente Gentaglia. Grande Pantaleo. Sono andato a casa loro di
Quindi chi come me e come tutta questa squadra, quindi siamo delle persone corrette e vorremmo che tutti i cittadini fossero amministrati di persone corrette, perché il cittadino chiaramente deve essere amministrato e noi abbiamo il dovere di amministrare con correttezza, con trasparenza e con dignità per tutti i cittadini di qualsiasi centro e di qualsiasi ceto sociale. Quindi chi come me, che della mia persona ne ha fatto, diciamo, una missione di vita, e quindi i pernolesi, e non solo, ma a livello regionale, provinciale, che ha avuto il piacere di conoscermi, sa chi sono e che cosa faccio. A questo gruppo, a questa squadra, che vorrebbero buttare del fango, che lo buttassero pure, però non si attacca, allora non c'è bisogno di buttarlo, si attacca da solo! E non voglio entrare in merito a tante altre cose, quindi perché... Quindi è inutile, vi teniamo in pugno, vi teniamo già in pugno, siete finiti per sempre da ex, ma anche da cittadini vernolesi, perché quando non siete più amministratori i cittadini vernolesi si girano dall'altra parte perché non avete dignità, siete stati scorretti con i cittadini, quella casa è dei cittadini, non è la casa vostra e l'avete fatto come se fosse un concorso, come se eravate titolari, adesso basta. Quindi per questo motivo, cittadini, che mi conoscete bene tutti a Vernole, perché sono il cittadino fisiologico della cittadinanza vernolese, mi sento un cittadino non di Acquarica come qualcuno delle frazioni, sono cittadino di Vernole e quando sono stato amministratore ho rappresentato tutti i cittadini e le varie istituzioni con dignità, con correttezza, con trasparenza e ho dato lustro a questa città. Quindi cittadini di Vernole, giorno 10, votate e fate votare la lista numero 1 perché questa amministrazione vi amministrerà con correttezza, con trasparenza e con dignità. Grazie Vernole, grazie a tutti. Progetto comune, lista numero 1, il 10 giugno, conoscete noi, avete conosciuto loro, hanno buttato fango, ma io credo fosse un comune con tantissimi abitanti, con 100.000 abitanti, 200.000, probabilmente non ci conoscevamo e quindi potevano con questo fango buttato farvi pensare quello che non era. Io credo ci conosciamo tutti in un comune così piccolo, però la nostra disponibilità, la nostra serietà, la nostra onestà, che certamente e non ha niente da ridire nessunissimo, quindi la gentaglia non ve lo rimandiamo indietro, le persone qui presenti e tutto il comune di Vernole ci conosce e vi conosce e giorno 10 vi rimanderà a casa, probabilmente io non so in che via abita il nostro attuale sindaco, ma Studà ieri sera ha detto che aveva fatto lavori in via Orsini del Balzo, forse è la sua via, ma praticamente già ha preso la via del ritorno. Giorno 10, progetto comune, lista numero 1, grazie a tutti quanti. Thank you.